Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Minecraft Farms. Io sono Jack e anche oggi andremo a vedere un'altra farm semplice, adatta per la survival, appunto. Allora, quello che andremo a vedere oggi è un sorting system riapplicato al mining. Cosa vuol dire? Vi ricordate il meccanismo che avevo fatto vedere l'altro giorno, che portava qui tutti i nostri ore che potevamo parcheggiare nel nostro comodo carrellino posato là sotto nella miniera? E l'ho smontato e l'ho rimontato dalla parte opposta. Qui c'è il detector rail con la rail normale, la rail potenziata dal detector. Esce il repeater che manda al blocco e poi alla redstone di sotto tutto il meccanismo per appunto spegnere per un attimo la nostra torcia con un altro repeater puntato lì addosso. Mentre qui c'è il nostro altro sistema che, quando un oggetto passa appunto da lì sotto, manderà un segnale che attiverà, scusate che volo, che attiverà la redstone qui sotto, che attiverà a sua volta questo blocchetto qui, che attiverà questo repeater che spegnerà la torcia fin tanto che ci saranno oggetti che scorrono. Ma oggi andiamo a vedere il sorting system. Al posto di mandarlo semplicemente in una fornace, lo manderemo nelle chest, direttamente già smistati tutti quanti gli oggetti che vogliamo. Allora, ho già preparato una serie di chest per farvi vedere quante chest ci serviranno. Allora, sicuramente in miniera noi troveremo la cobblestone, il granito, la diorite, l'andesite, la dirt e la gravel. Più io generalmente faccio una chest con tutto il resto. Ma se questo non dovesse appagarci sufficientemente, prendiamo un attimo iron e il goldone, che sono, ricordo, diciamo, gli unici due item che è necessario smeltare, perché questo è storto. Per riuscire a fare un buon sistema ci servono ovviamente hopper, redstone torch, le ceste le abbiamo già posizionate quindi non è un problema, comparator, repeater e la redstone semplice, e blocchi d'appoggio. Io come sempre uso il diamante, potete usare quello che vi pare chiaramente. Allora, partiamo dal fondo del nostro sistema. Io chiaramente ho messo troppi blocchi. Trisciona di hopper imbarazzante a due blocchi dalle chest. Io lo faccio così molto perché in realtà il meccanismo sarebbe da far partire dal basso, cioè dalla chest, poi vai a evolverti. Il problema è che farlo crea un casino mentale allucinante, quindi io faccio così e sono più contento assai. Mi raccomando, tutti questi hopper devono puntare l'un con l'altro, altrimenti il meccanismo non funziona chiaramente. Ora passiamo al meccanismo vero e proprio: un hopper che punta alla chest e un hopper che punta nella direzione opposta. Il comparator su un blocco posizionato qui, vedete? Quindi il comparator legge, passa a due pezzetti di redstone, perfetto. Repeater nella direzione opposta, i tick non servono questi, basta lasciarlo a zero come lo posizionate, va bene, e torcia in questa posizione. Questo è un filtro semplice, è il filtro più semplice che possiamo fare. Ora mi servono dei blocchi che sicuramente in miniera non troveremo mai. I blocchi di diamante sicuramente in miniera non si trovano. Per completare il filtro è necessario impostare qui dentro una cosa molto 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 specifica. Allora, abbiamo detto che qui davanti ci mettiamo la cobblestone, quindi io prendo la mia bellissima cobblestone, un pezzetto soltanto, mi raccomando. Per chi non lo sapesse, gli item semplici, quelli staccabili a 64, producono tramite il repeater con la torcina spenta un segnale di redstone che dura solo uno per i primi 24, mi pare, oggetti. Comunque, qui scusate, devo metterci un blocchetto di cobblestone che nel primo posto, mi raccomando, mentre di qua ci devo mettere 1, 2, 3 pezzettini, più 18 di questi. In questo modo cosa succede? Prendiamoci uno stacchettino di cobblestone e vi faccio vedere che il meccanismo funziona. Lo stacchettino di cobblestone lo mettiamo qua. Allora, piccola cosa, questa cosa qui non fa bene da fare. Infatti bisogna cavarlo. Meccanismo molto diverso. Mi raccomando, cosa molto molto importante, questa cosa qua non va bene perché quando questo è acceso energizzano questo blocco qua, che chiaramente spegne il mio bellissimo hopper. Guardate, basta fare questo meccanismo qua, invece funziona. Riposizioniamo qui dentro la cobblestone scorre e qui dentro, come vedete, uno alla volta passa e ce la ritroviamo dentro la nostra bellissima chest. E se passasse qualcos'altro invece andrebbe avanti, perché qui dentro chiaramente entra soltanto o la cobblestone o i blocchi di diamante. Chiaramente non mettete blocchi di diamante che vadano sopra, perché altrimenti è un disastro apocalittico e si impalla tutto, si smonta tutto ed è un casino. Quindi
Mi raccomando, utilizzate un blocco che siete sicuri di non minare. Adesso bisogna fare la stessa cosa per tutti quanti. Ecco qua signori, ho fatto tutto il meccanismo che alla fine risulterà così. Come vedete l'ultimo è spento perché non ho aggiunto nessun filtro. Anzi, in realtà non servirebbe neanche fare questa cosa. Perché? Perché qui dove ho messo il diamantino ci andranno tutti gli altri drop che io, come, che io non vado a stoccare qui dentro, cioè che non raccolgo in enormi quantità. O meglio, poi dopo è opinabile, voi potete fare il meccanismo lungo quanto vi pare, anche con ogni singolo oggetto, semplicemente così è un po' più pratico. Adesso andiamo a provare il nostro meccanismo. Mettiamo dentro tutto il nostro ben di Dio e facciamo partire il nostro sistema col kart e andiamo a vedere. Eccoci arrivati, come vedete il nostro carrellino si è fermato qua e sta scaricando tutte le sue questioni, come vedete ovviamente, raga, non è velocissimo, è un hopper, però comunque pian piano vediamo che arriva. Arrivano le nostre questioni e come vedrete adesso si smisteranno automaticamente tra tutte le ceste. Ovviamente ragazzi vi devo dire una cosa, rimangono bloccati nel meccanismo due pezzetti di default, però sinceramente chi se ne frega di due pezzetti. Come voglio farvi vedere, arrivano tutti qua in fondo. Vedete, tutto ciò che il meccanismo non riesce a mettere in queste chest qua va semplicemente qua in fondo dove non ci sono filtri di nessun genere e in effetti potremmo anche direttamente cavarlo, non serve proprio questa cosa qua, e va tutto qua in fondo. Se queste due cose qua, no? Le facciamo andare su due fornaci, così, tac e tac, che vanno in due chest così, però in questo modo noi tutta la roba che arriva qui dentro e qui dentro, che adesso non sta arrivando perché non lo so, ecco vedete il ferro si è già spostato e poi quando, appena arriva il goldone si sposta anche lui. Qui basta tenerle ricaricate in maniera automatica o meno, è indifferente, poi dopo potete allungare gli hopper, potete fare quello che vi pare, però può cuocere automaticamente tutti gli item. Detto questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, condividere e iscrivermi tutte quelle farm che a voi interesserebbe vedere. Detto questo, ciao a tutti!